È stata a Terranova da Sibari l'ultima tappa del progetto europeo Give Them a Second Chance, portato in Calabria da Alteredu, startup cosentina di formazione online. I corsisti, provenienti da diversi paesi esteri, hanno avuto l'occasione di confrontarsi con le realtà aziendali presenti nel territorio calabrese, trasformando un percorso formativo in una vera e propria esperienza. Stati veramente felici, orgogliosi di poter ospitare questo incontro, evento organizzato e portato avanti in particolare dall'associazione Alteredu, che appunto si occupa a livello europeo, quindi con diversi partner. Noi ne siamo anche parte, se vogliamo, di questo progetto, e con loro si occupano appunto di sviluppare progetti, fare formazione, in particolare per dare un supporto, un aiuto agli imprenditori che evidentemente hanno avuto magari delle difficoltà nel portare avanti la propria attività aziendale, commerciale, e da lì, ecco, porre, diciamo, quelle condizioni per far sì che questo stesso imprenditore possa in qualche modo riprovarci, andare avanti e non commettere magari gli errori che sono stati fatti magari in passato, e dare appunto l'opportunità di far crescere la nuova attività aziendale. We are participating currently at this program. So I want to be a lawyer in the future, and of course I would like to be an entrepreneur by having my own enterprise. Okay. Allora, si chiama Giorgio, viene dal Portogallo e in questo momento sta partecipando al progetto tramite la sua associazione portoghese, che è Mobility Friends. Lui sta studiando per diventare avvocato, ma avrebbe molta intenzione nel futuro di avviare la sua attività, quindi sì, ha voglia di diventare un imprenditore. The difference I see is like in here they are like so focused in the local commerce and all the, I mean, it's not that important maybe the marketing, but the feeling of having a really good product with a good quality, I think. Ha notato la differenza principale che nota tra le aziende di qui e le aziende spagnole è il fatto che qui si concentra tutto molto sul locale e si dà molta importanza alla qualità del prodotto piuttosto che a magari a fare un marketing molto pesante sul prodotto, però avere un prodotto non di qualità. Quindi sicuro la qualità del prodotto e la localizzazione delle aziende.